Allora, c'è un altro intervento tuo che luce programmato. Volevo solo mettere in evidenza, mi chiamo Paolo Morricone, sono anch'io candidato al Consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle. Volevo solo evidenziare il fatto che magari è stato dato un po' per scontato, che così un problema così annoso, quello si protrae da 20 anni, rispetto alla lunghezza del processo, che ormai non se ne parla quasi più perché è un fatto proprio di anni e anni. E noi sappiamo che un processo qualsiasi civile dura circa i 3 gradi di giudizio, 8-10 anni su un milione di ipotesi. Tra l'altro questo è un dato anche economico perché come le imprese non si investono più in Italia, sapendo che se sorge un contenzioso in Italia, per avere una sentenza che ti dà ragione passa così tanto tempo, preferiscono investire all'estero, quindi anche un danno economico. Immaginiamo questi tempi nell'ambito del Tribunale di Milano, che naturalmente i tempi sono un po' più brevi, 2 anni si parla, ma immaginate un padre a cui viene tolto la possibilità di avere un figlio perché magari non si sa di violenza, di altro, per 2 anni non può vedere il figlio, oppure lo può vedere insieme agli assistenti sociali. Magari un bambino che ha 4 anni lo rivede dopo 2 anni a 6, a 7. C'è anche il rischio della disaffezione del figlio nei confronti del genitore. Quindi io ritengo, quasi tutte le proposte fatte peraltro abbastanza plausibili, che ho condivido pienamente, che tra l'altro il fatto di creare un tribunale proprio della famiglia sia appunto anche un vantaggio per abbreviare i tempi e i costi del processo minorile, visto che il tribunale dei minori, molti magari non lo sanno, riguarda tutto il Lazio, ce n'è uno a Roma ma riguarda tutto il Lazio, non è un tribunale dei minori di ogni città, diciamo, di livello regionale. Volevo solo dire questo, ringrazio. Grazie.